Quando prendono a pugni i sacchi, sono così concentrati che si può camminare in mezzo a loro senza che se ne accorgano. Corsa, addominali, salti con la corda. Al centro federale di Assisi l'allenamento è fatica, ore scandite dal suono di un fischietto che non perdona, quello del coach Raffaele Bergamasco. E questo è solo il primo passo che ogni giorno fanno per poter poi mettere piede sul ring. Altri due occhi e un bastone puntati su di loro, quelli del tecnico Maurizio Stecca. È la nostra volontà rinunciare a una vita normale per fare la vita da atleti. L'intenso sforzo fisico, che spesso mette KO i muscoli, ha un obiettivo: la World Series of Boxing in Ucraina a inizio maggio e lo European Boxing Championships in Bielorussia a giugno. I campioni italiani della boxe, i giovani che sperano di diventarlo, vivono qui. E dal 2001 sono anche donne. Bergamasco ha fatto nascere la nazionale femminile, ad allenarla sempre lui. Entrai in palestra e c'erano queste ragazze, erano quattro ragazze che si allenavano, e mi fecero, mi catturarono con la loro semplicità, però con la loro voglia di veramente di emergere molto di più a confronto degli uomini, per dire la loro anche a livello pugilistico. E la loro l'hanno detta con i tre titoli mondiali di Simona Galassi, prima donna pugile italiana a vincere un campionato del mondo.